parto quindi invece con l'argomento di oggi e faccio questo richiamo a un articolo che scrissi sul Journal qualche mese fa e dove dicevo che appunto per un'architettura headless ci sono una serie di ingredienti e uno tra questi che spesso viene diciamo pure sottovalutato era appunto di una buona analisi del dominio e il design dell'API. Perché dico questo? Perché oltre agli apparati, gli API gateway, gli IP portal, eccetera, eccetera, devo preoccuparmi che c'è un aspetto progettuale, c'è un aspetto creativo anche, che risponde a quello che è un modello che è proprio della mia azienda, di come la mia azienda approccia il business, quindi devo modellare le entità, i processi, quello che devo portare, in base a come lo voglio fare io e in base ovviamente alle strategie che la mia azienda ha deciso di darsi. Allora, il primo è che le API hanno una caratteristica di essere orizzontali. Quindi rispetto ai nostri silos, line of business, i nostri team, perché spesso abbiamo bisogno di lavorare anche in maniera verticale, le API invece tagliano e quindi hanno questa caratteristica che dopo vedremo ha un suo impatto. Come abbiamo già ripetuto, una stessa funzionalità può essere multi-channel, quindi lo do sul digital signage, lo do sul via web, via mobile, ma la stessa funzionalità la devo pensare fruibile anche da diversi casi d'uso e quindi le API devono in qualche modo avere un effort, un ragionamento, in modo che abbiano un carattere di generalità, che possano essere riutilizzate. Questo ovviamente ha un impatto anche su quanto spendo per farle. Allora, da questa case history l'approccio è stato su due fronti, molto ben distinti. Da una parte la modellazione del dominio, con tutta una serie di cose che adesso ci entriamo dentro, non serve leggerla tutta, e dall'altra parte proprio il disegno delle API. Allora, quali sono gli ausili che potevamo e che abbiamo estratto, l'esperienza che abbiamo estratto e abbiamo messo a frutto? Allora, innanzitutto, questo è un elemento fondamentale che ritroviamo in tantissime realtà, il bisogno di dotarsi di linguaggi di specifica che siano non ambigui e che consentono, abilitano le figure intermedie, anche gli sviluppatori, di entrare più velocemente a comprendere cosa deve fare il software, senza ambiguità. Oppure, guardo Paolo, dove spesso ci è capitato, arriva da noi lo sviluppatore e dice: ho un problema in quel punto là del software, neanche si capisce bene qual è la sottofunzionalità e comincia a esporti il problema. Poter risalire alla documentazione e dire: guarda, siamo nel use case 1.5, nello scenario 2.3. Questo dà una velocità in termini di comprensione e di analisi anche del problema che è fenomenale. Quindi nel caso della modellazione del dominio abbiamo fatto ricorso molto a UML. Nel caso delle API, lo anticipo adesso, abbiamo fatto ricorso a OpenAPI. Entriamo un attimo nel dominio. Nella modellazione del dominio, centrali, diciamo molto utili, sono stati gli UML che use cases, dove tramite questo formalismo andiamo anche in forma grafica a rappresentare chi è l'attore, qual è la funzionalità e che cosa ottiene l'utente. Ma soprattutto da questo lavoro, che consente appunto di, in fase di analisi, di estrarre i requisiti, tracciare quelli che sono stati gli user scenario. Ovvero, dato il caso d'uso, quando il sistema è in un determinato stato, avviene un determinato evento, qual è l'effetto che si ottiene? La somma degli scenari ha dato, insieme agli acceptance criteria, un supporto fortissimo a quella che era la definizione dei test. E ha consentito, adesso si vede qui sulla destra, di accorciare molto tutta quella catena di change request, perché nel momento in cui sviluppiamo la funzionalità, la portiamo agli UAT e ci accorgiamo che c'è un test che salta, c'è un test, un caso che non avevamo pensato, portarli già in anticipo, in fase di design, a estrapolare bene quali sono i test, ha reso possibile poi anche la scrittura dei test automatici in anticipo. Un secondo formalismo che abbiamo utilizzato ampiamente è nel momento in cui, attraverso diversi strati e diversi sistemi, quando il caso d'uso è complicato, utilizzare il sequence diagram per mettere in evidenza quali sono i vari endpoint chiamati
quali erano le resources, questo qui sto usando già terminologie, diciamo REST in questo caso, quali erano ad esempio i verbi HTTP e quali erano le informazioni extra che i vari sistemi dovevano scambiare. E vi assicuro che quando gli scenari sono, diciamo, non numeri esagerati, però sicuramente 20, una ventina, avere ben chiari quali erano i messaggi che dovevano scambiarsi i vari sottosistemi ha dato un ausilio potentissimo in fase di sviluppo. Cosa analoga avviene per determinate funzionalità, questi li abbiamo usati un po' meno, però quando una funzionalità è bella articolata, a fronte di un certo input posso avere diverse uscite, diversi casi di errori, dare un supporto di questo tipo allo sviluppatore lo aiuta molto a strutturare il codice, quindi a fare design anche della parte del codice. Poi sarà lui a scegliere il pattern che meglio vuole e che meglio si adegua a questa funzionalità. Ecco, in ultima, per parlare sempre del design, del dominio, raccogliere anche i requisiti non funzionali. E tra questi sicuramente c'è l'aspetto di sicurezza, le API, diciamo, vanno messe in sicurezza, ma ci sono anche aspetti di performance, scalabilità, che vanno tenuti conto. Ad esempio il caching, quando lo facciamo, come lo facciamo, client side o server side? Cominciare a pensarci prima, non solo, ma i nostri API in che tempi risponderanno? Perché poi magari dobbiamo dare l'idea al cliente finale che sarà tutto interattivo. Aspetta un attimo, possiamo essere sempre interattivi o ci conviene anche fare un disegno della UX insieme ai colleghi che supportino una buona UX in base a quello che è la mia realtà? Altrimenti troppo spesso ci è capitato, e questo se vogliamo è per me un valore aggiunto lavorare in Intesi, ci arriva una UX stupenda e poi da realizzare non sta in piedi. Ecco, dal punto di vista delle API faccio un attimo una digressione su REST. È vero, abbiamo visto i tre layer, ci sono altri stili architetturali, quali SOAP, quali RPC. Quando ormai siamo sullo strato di frontiera, sulle UX API, lo standard de facto è REST. Ma perché? Perché si è adattato bene a diversità di client, oggi può scambiare messaggi in diversi formati come l'XML o il JSON a seconda di quello che il client mi richiede. È già innato diciamo nello stile REST, nell'architettura REST, così per come è stata disegnata, ispirata dal protocollo HTTP, un meccanismo di caching, quindi che possa rispondere alle performance, alla scalabilità. E quindi se no, oggi risponde, almeno oggi nel 2019, a quelle che sono le necessità delle varie teste, no? Quindi con questo linguaggio, con questo formalismo, abbiamo avuto un approccio dove prima si definisce bene lo strato di API, poi si sviluppa il codice. Allora, il formalismo che abbiamo utilizzato OpenAPI, oltre a dirci come sono fatte le API, i primi li abbiamo già citati, adesso gli sviluppatori in sala li riconoscono al volo, però quali sono, diciamo, le entità del dominio, le risorse richiamate, i vari HTTP, i media types, ma soprattutto consente di definire come primo step base anche la documentazione e gli esempi. Torno alla premessa, no? Ed è importante avere un punto dove anche a fronte di change request, velocemente l'API designer comincia a dire: aspetta, è vero, abbiamo fatto una modifica all'API, magari abbiamo anche versionata, ma gli abbiamo dato un valore a quel parametro che l'abbiamo introdotto perché serviva per il business domani mattina, gliele mettiamo due righe per dirgli: guarda, questo parametro ha questo significato. Di solito no. Oppure, peggio ancora, la documentazione è sui fogli Word. Ale, quando poi dobbiamo lavorare con realtà dove abbiamo diversi integratori, cominciate a lavorare e intanto introduciamo inefficienza. Inefficienza nello sviluppo. Quindi al di là del personaggio, che ovviamente ha le sue pene, fa il suo lavoro, ma l'altro risvolto è il costo che questo introduce. E oltre agli esempi, sempre tramite un linguaggio di specifica, è stato possibile anche formalizzare, qui scusate, ho voluto scherzare un attimino, ma gli errori. Ecco, sembra di no, ma questa è la fase di error handling, spesso viene demandata a dopo che l'ho fatto funzionare.
prima lo faccio funzionare, poi pensiamo anche alla fase di errori. In realtà dietro la buona gestione dell'error handling, dove va bene, HTTP prevede già una serie, quindi ci ispira, bisogna tener conto che le API, soprattutto in un modello più complesso come quello che ha presentato Paolo, può attraversare diversi strati aziendali che possono generare a loro volta errori. Oppure, qui dietro a queste sigle RFC 7807 ci sta un concetto che preferisco spiegarvi a voce, è che devo preoccuparmi del messaggio d'errore anche per l'utente finale, ok, quindi magari glielo do multilingua, l'RFC ci ha consentito di farlo. Ma allo stesso tempo mi preoccupo dell'errore anche in fase di supporto, nel senso che se riesco ad accorciare il tempo, gli errori capitano sempre. Pensare quindi che non ce ne siano, altrimenti non avremmo l'help desk, il customer care. Però dare informazioni alla catena che poi interviene in fase di supporto, quindi accorciare i tempi di supporto, sono un altro elemento importante. Quindi se strutturo bene l'API, questo è il concetto, pensando anche ai possibili errori e quindi quegli scenari che ho tracciato prima, gli user scenario, che mi consentono di fare una buona gestione degli errori, mi consente poi di andare con qualità verso il cliente finale. E anche verso lo sviluppatore, perché deve cominciare a preoccuparsi che ogni tanto gli daremo un time out. Quando le nostre API sono troppo sottocarico, l'API Gateway ci taglia. Allora anche l'applicazione viene già pensata con la possibilità che quelle API possano rispondere. O rispondere appunto con un messaggio che lo informa, che non posso in questo momento darti la risposta che vorresti, il 200, no? Che il tecnico in sala capisce cosa intendo. Vuol dire che va tutto bene e ti do il dato. In questo momento non c'è disponibilità. E quindi dal punto di vista della UX comincio a disegnare anche questi casi. Ecco, il vantaggio di aver fatto un approccio API first, nell'esperienza sul campo, ci ha dato quindi la possibilità di generare documentazione comprensiva magari anche dei parametri, degli errori, dell'error handling, e poi di dare un ausilio nel momento in cui ho definito lo strato di frontiera anche ai front end o a chi sviluppa la testa. Fatto questo, è possibile ad esempio andare a fare un mock, quindi qualcosa di non reale che simula tutti i sistemi sottostanti, e andare a costruire un prototipo della UI e dell'applicazione che vogliamo dare al nostro cliente. E nella case che abbiamo realizzato, vi assicuro che in questa fase, nonostante fossimo stati anche scrupolosi in fase di analisi, quel caso là no, dobbiamo ripensarlo. Qui, cioè, il fatto di avere un prototipo funzionante fa svegliare tutti quelli che sono i casi limite. Quindi non mettiamo la gogna agli analisti, ma quando il dominio è complesso, i casi limite arrivano quando ti ci scontri dentro. Poi i casi limite verranno anche quando saremo in produzione, dove ti sconti con la realtà del dato. Però già in questa fase riusciti ad anticipare, in fase di design, tutta una serie di complessità che altrimenti sarebbero emerse in fase di produzione, là dove poi si originano i costi, perché dalla fase di produzione, l'abbiamo visto nel ciclo di vita, siccome è un prodotto, devo ripensare al design, devo ripensare se è sicuro, se devo farlo sviluppare, così via, deve girare fino al nuovo rilascio. Quindi una volta validato il prototipo, anche generare il codice server side e andare verso l'esecuzione dei test automatici. Allora, detto questo, lasciati queste sono le nostre esperienze sul campo che insomma che oggi abbiamo voluto condividere con voi, traccio alcune due o tre punti di conclusione. Allora, il primo è che un buon design rende efficaci gli sviluppatori, nel senso che lavorano meglio, lavorano non più in fretta ma più in velocità, okay? E quindi riusciamo a rispondere al business, perché soprattutto quando abbiamo diversi integratori e diamo loro una set di API completo, riusciamo a farli lavorare meglio, riusciamo sia anche a farli prototipare, quindi ad anticipare già in fase di prototipazione, fase di analisi, le criticità. E come dicevo prima, anche in fase di problem solving e supporto, di dare maggior efficienza, maggior anche qualità all'utente finale.
Ecco, c'è una verità da dire, cioè, chi si è scontrato con queste cose sul campo, cambiare le API una volta che le avete distribuite, le avete date ai vostri partner, non è un affar facile. C'è la possibilità ad esempio di versionarle, però avvisare tutti qua, oppure c'è la possibilità anche di introdurre dei cambiamenti che non siano impattanti, dipende ovviamente da come ho disegnato anche, però di questo problema ce ne dobbiamo far carico. Andare da tutti i partner cui dato l'API a dire scusate dovete cambiare la vostra implementazione è una cosa di cui dobbiamo tenerne conto e quindi un buon design aiuta a prevenire questo caso, questo momento.